anche il team Golia e curiamola. Terzo turno a Corrugation. Attacco, via. Contro la lama solare. Poi più avanti cominceremo già a fare le sfide per prendere vari determinati persone da vari team. In questo modo potremo avere magari una più, diciamo, stabilità di squadra. Minchia, mi sono passati sotto il naso. No. No. Aia, che... Ah, fanculo, cloppate, mi ha tirato... Fucile shock. Shock. Ecco il cazzo che ti faccio prendere. Me l'hanno già preso. Buongiorno. Minchia, Cleopatra. Nessun serpente da farti mossicare? No? E vaffanculo, Ramses di merda. Imhotep pure. La mummia! 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 7 munizioni. 17 munizioni. Buongiorno. Velocità. Entrare non riusciamo a... vaffanculo, Cleopatra. Isis. Cleopatra. E questa volta ti faccio fuori, eh. Ecco. Granata! Ma perché non gli vanno addosso? Non ce la farò mai a eliminarlo, perché tanto ce la farò lo scudo, ma... Chi se ne frega? Ma chi se ne fotte? Allora... Muco e Imhotep. Giorno. Bello, mi è piaciuto molto. Voleva fare? Vai, immona. 50 punti. Minchia. Abbiamo un fucile Link. Wee. Ciao Ramses. Tolgo tutta la vita a Mister Isis. Vai, Mona. Vai. Giorno. Affanculo, Cleopatra. Veramente. Fanculo Isis. Ancora tu. Toh, vattene via. Dove cazzo? Ah! Quanto siamo? 32, ancora 20 punti. Vaffanculo, cioè, l'unico... No, Cleopatra. Veramente, Cleopatra, veramente. Oh. Non ci riesco, non riesco a eliminare Cleopatra. Non è mio compito eliminare Cleopatra. Sono sparo questo mucco. Faccio un macello nero, attenzione. Mamma mia! Ecco qua. Eh no, Cleopatra, questa volta non ti lascio andare.
Mi ha salvato, eh. Trenta 39, minchia, ci hanno recuperato di brutto. Fanculo. No. Non credo proprio. Fanculo. Fanculo Imhotep. Sì. Perché ti voglio eliminare per forza con questo fulminatore? Dai, avevo più vita di lì. Miseria. Che partita di cazzo. Giorno Imhotep. Minchia. Andata male. Ah, ci stanno anche sfidando, dai. Facciamo il massimo dei crediti su idioma, perché Iron Dust è una mappa troppo grande per uno scontro 2 contro 2. Dai. Io contro Cleopatra dovrebbe essere, se non sbaglio. Ecco qua. Finalmente. Cosa, non ti piace ora? Figlio di puttana. Via, così. Cercherò di non fargli prendere. No. Minchia, il cannone flak ci aveva. Meno male che non mi sono avvicinato troppo. Quella lì. Oh, allora. Niente di qua. Sì, domani che mi prendevo col minigun. In Africa. Ah, ha preso lo scudo sicuramente. Eh sì. Ancora preso la vita sicuramente. E le avete dalle palle. Para para. Aia. Scudo. Subito da recuperare. Se lo prenderei. Comincio a rompere già i coglioni. Via. Senza una gamba.
Quella sta già andando verso lo scudo. Altro che. Siamo a 10. Mancano 5 punti. Kill them all. Gonna kill them all. Determinando. Allora, dove, che cazzo? Vieni qua. Te lancio 3 missili in faccia così, senza pietà. To. 11. 4 punti in attesa. Coglione. Alessandro che tenta la cazzata dell'anno. Sì! Piu! Cazzarola! Velocità! Vai, Speedy Gonzales, vai! Minchia! Sono velocissimo! Dai, basta, l'ultima volta. No! Ti è! Bene, l'ultimo turno di qualificazione finale, giustamente a Goliath. Vediamo un po'. Ma sì, vanno bene questi. Questa, diciamo che non è molto difficile, ma comunque Supernova non sono da sottovalutare. Hanno abbastanza precisione, sono abbastanza anche aggressivi, quindi andiamoci cauti. Veramente cacacauti. Ecco lui che sta già sparando. To. Uno. E vaffanculo. Yeah. Come dicevo, non da sottovalutare. Infatti, diciamo che tutti i turni finali di qualificazioni o comunque cattura bandiera, qualsiasi altra cosa, non sono da proprio da prendere sotto gamba, perché diciamo è come un incontro contro il boss, è un normale videogioco, quindi stiamo ben attenti. Infatti vedete, siamo già 59, vedete come recuperano. E vaffanculo, era 3 passi. Ush. Vaffanculo, stronzo, figlio di puttana. Eccoci qui, fulminatore, cannone frac. Qua. Se mi uccidi proprio mentre vado a prendere il cannone frac, mi arrabbio. Uno e due. Dobbiamo arrivare a 60 punti. 60 punti. Oh, miseria ladra. No, fammi tornare giù. Ecco. Meno male, mi stavo aspettando. Naturalmente non uso l'adrenalina perché con 25 di vita la sprecherei. Preferisco farmi uccidere, diciamo. Teletrasporto. Dammi questa vita. Shit. Perché come stanno evitando queste granate in una maniera assurda. No, no, lo spara. Ha sparato troppo presto. Merda. Sculato. Minchia, headshot. Boomasha. Dai, usiamo la velocità. Velocità. Sa che è andata sprecata perché non ho beccato nessun nemico. Dai,
Immaginiamo il cannone flak. Che potenza con il cannone flak. A 32. Vai. Ah, si è suicidato. Brava Fate. Brava, brava. Vedi che Mirror's Edge serve a qualcosa. Ah, ha preso il quad damage. Minchia. E che cos'è? Che cos'è? Fermati, Nemesis. No, merda, ce l'ha ancora. Mazzo la tipa con quad damage. Cioè, quad damage. Lei è di qui che va. Lo chiamo così, danni doppi. Nulla interessante. Me ne sto anche fermo, tanto. Fanno tutto loro. Piu. Mamma mia, cosa ti sei scampato, Rat. Rat. Toh, Fate. Mamma mia, dolore e sofferenza, signori. Mucho dolore e sofferenza anche per me che sono uno di vita. Mamma mia, potevo fare il 3. Shit. 48 a 40. Miseria, ma ci hanno già recuperato. E vaffanculo, rat di merda, toh. Quarantacinque-cinquantatré. Ce la combattiamo. Ma dai, c'è pure il cannone flak. Mamma mia, volevo fare il super bombolone. Fanculo, Aria, fanculo, veramente, toh. Dove sei? Fate. Oh. 49-60, ce la siamo scampata, va. Perfetto. La tua squadra si è squalificata per il torneo. Devi vincere tutte le quattro eliminatorie per accedere alla finale del torneo. Puoi scegliere l'eliminatore doppio dominio, cattura bandiera, attacco con la bomba e assalto in qualsiasi ordine. Ricordate che le squadre più esperte hanno aggiunto una posizione di vantaggio. Ok, signori. Questo sarà, diciamo, i prossimi, diciamo, discipline del Unreal Tournament. Gestiremo meglio la squadra. Faremo qualche sfida per reti di sangue, scommesse per guadagnare un po' di soldi e anche membri. Attualmente possiamo sfidare soltanto i Goria, i Supernova e la Lama Solare, che sono coloro che abbiamo sconfitto, ma pian piano vedremo anche tutti gli altri team. Inizieremo subito con l'attacco con la bandiera e, come ho detto, divideremo in alcune parti per non renderlo troppo pesante, troppo fastidioso da guardare. Quindi questo è tutto e ci vediamo con la prossima parte di Unreal Tournament 2004 con la cattura alla bandiera. Bye bye!